che illustrava qui, lui se lo ricorda bene, altri che ci sono venuti, quel libro che illustrava mi fu regalato dal professore che era titolare della cattedra di chimica farmaceutica 2 alla facoltà di medicina di Roma, ed era anche direttore generale dell'Istituto Superiore della Sanità. Professore Toffolo, tra l'altro un mio collega chimico, il quale mi regalò questo libro, che è uno dei libri più profondi perché era il frutto di un'intera esistenza, fatto da lui e il direttore sanitario della loro regina Elena, sugli effetti teratogeni di certe molecole. Loro praticamente erano arrivati a stabilire che se una molecola di un farmaco o di un'altra sostanza conteneva una certa catena laterale, quella era pericolosa. Il libro fu stampato e dopo poco sparì. E a loro lo pagarono con i soldi propri, avendo avuto anche garanzie da parte della Federazione degli Ordini dei Farmacisti, che sarebbe interessante. Non solo il libro, la Federazione degli Ordini dei Farmacisti se n'è altamente fregata, ma il libro è sparito. Tant'è vero che, siccome io all'epoca avevo un programma televisivo su Teletenere in cui si parlava di queste cose, lo intervistai più di una volta, lui in occasione di questo mi portò il testo. L'aveva preso, perché lui nemmeno ce l'aveva, e l'aveva preso dalla biblioteca dell'Università di Bologna. Infatti io ancora ce l'ho fatto vedere a molte persone, c'erano degli amici qui anche che l'hanno preso, l'hanno fotocopiato e sta girando. Se uno lo vuol trovare lo vede tranquillamente su internet. Un libro che ha fatto la stessa fine è questo. Allora io, questo è un libro che io sono uno dei pochi in Italia che ce l'ha. Ci sono tutte le prove dell'efficacia della terapia di Pella. Sapete quante pagine sono? Adesso ve lo dico. Sono, quanto è difficile trovare le pagine, vabbè, voi lo potete vedere dal volume, siamo a 750 pagine. Come? L'avete mai visto in giro questo libro? Coloro che l'hanno stampato, il Vincenzo Brancatisano, che poi era un mio conoscente, io per un certo periodo ho frequentato l'ambiente di quelli che si battevano per l'affermazione della terapia di Pella. Brancatisano era il giornalista che gestiva tutte le informazioni giornalistiche di questo movimento. Oddio, ricordiamoci che oggi c'è circa 10.000 persone in Italia che si curano tranquillamente con la terapia di Pella e sopravvivono tranquillamente. Ma io vi faccio vedere questo libro non per leggervi qualcosa che sta dentro, ma per dirvi che questo libro è sparito. Quando loro l'hanno stampato, perché nessun editore lo voleva stampare, dopodiché hanno cercato di distribuirlo, nessun distributore libraio l'ha preso. Allora si sono rivolti a certe grandi librerie italiane che le mettessero almeno in vetrina. Si sono rifiutati. Allora non è soltanto la classe dirigente, ma è una popolazione di teste di cazzo. E io, quando mi dicono non ti sei curato con la terapia di Pella e sei morto fra atroci dolori, io dico bene, sono felice, uno stronzo di meno. E vi ho detto questa cosa tanto per dirvene una, ma vorrei dire tante altre su questo argomento. Ho tutta la documentazione relativa alla terapia di Pella, non è soltanto questo il libro, ma questo sono 750 pagine, signori. Questo libro è stato in assoluto boicottato, io non so che fine abbia fatto. Io, come dicevo, come l'altro testo, questo, io sono uno dei pochi proprietari di questo libro. Molti mi criticano perché io sono convinto, e sono convinto sulla base di un'esperienza personale, individuale, cioè
amici di amici, gente che mi è stata citata, dell'origine psichiche e psicosomatiche del cancro. Qui c'è un libretto che è simpaticissimo per quelle cose che sono state scritte su questo argomento, eccolo qua, ve lo faccio vedere. Ma vi faccio vedere qualcos'altro, non solo le origini psicosomatiche del cancro, ma le origini psicosomatiche di qualsiasi alterazione comportamentale e al limite tra salute e malattia. Ciascuno di noi è, come diceva il grande professor Nicola Pende, neuropsico-endocrino immunologicamente dipendente, sia del bene che del male. Questa quaterna regola la nostra attività sistematicamente e sempre. Non puoi escludere l'uno all'altro, come è dimostrato da questo testo. Questo è un libro, forse pochi di voi sanno che c'è stato negli anni 30 un grande medico, che è stato uno dei primi a vincere il Nobel all'epoca per la medicina, che si chiamava Alexis Carrella, il quale ha scritto un testo fondamentale edito in Italia da Bompiani, che è stato venduto, immaginate, negli anni 30, ma soltanto in Italia è stato venduto almeno 100.000 copie. Si trova ancora, l'uomo questo sconosciuto si trova anche nelle bancarelle, insomma. Questo Alexis Carrella, come dicevo, primo Nobel della medicina, è stato il primo a pubblicare un libro sulle medicine non convenzionali, libro che io ho. Questo libro è stato tradotto in italiano nel 1945-46. Da quel momento questo grande medico è caduto in disgrazia. Mentre prima c'erano una via Alexis Carrella in tutte le strade d'Europa, adesso se la date a cercare non la trovate, così come Nicola Pende. Nessuno troverà mai una via intestata a Nicola Pende. Ed è molto interessante questa cosa, perché Nicola Pende aveva appunto il creatore della scuola costituzionalista italiana, al quale fanno riferimento fortunatamente per noi ancora molti medici, anche e soprattutto medici omeopati, e Nicola Pende è stato uno dei grandi maestri che oggi è completamente ignorato. Perché? Perché il fatto che l'uomo debba essere affrontato e visitato e visto nell'ottica del neuropsico-endocrino immunologica dà fastidio all'industria farmaceutica. L'industria farmaceutica ha interesse a curare il pezzetto. Più è piccolo questo pezzetto, più l'industria guadagna. Soprattutto perché l'industria non vuole la guarigione del paziente. Il paziente non deve guarire, se no come lucro, come guadagna. Allora, pochissimi lo sanno, anche il cultore di Alexis Carrella, che Alexis Carrella ha scritto anche questo libro. È dedicato al ruolo terapeutico della preghiera. In un clima completamente razionalista e materialista, no? Come quello in cui noi viviamo, è stato un grande medico, un grande chirurgo, premio Nobel, uno dei primi premi Nobel della medicina, ha scritto un libro dedicato al ruolo terapeutico della preghiera. Cosa significa? Significa verissimo. Ma è ovvio che non è perché quando uno ha pregato, no, guarisce perché un santo a cui ha pregato interviene, si scomoda a guarirlo, è che ha pregato, ed essendo avendo pregando e soprattutto intensamente applicato delle caratteristiche fondamentali della auto-introspezione e della meditazione. Fortunatamente oggi c'è una notevole diffusione della cultura, fortunatamente indiana, dello yoga e dello zen, e queste cose si capiscono più che prima. Ma praticamente questo è un testo degli anni 46-47 sul ruolo terapeutico della preghiera. E per rimanere in questo ambito, ecco qui un testo di un grande pensatore italiano, francese, scusate, Emilio Coué, Il dominio di se stessi. O l'autosuggestione cosciente. Questo è un testo della fine degli anni 40, per farvi vedere che certe cose circolavano anche negli anni 40,
che poi il fatto che la società italiana non fosse in condizione di recepire certi concetti è un'altra cosa. Ma questi testi c'erano, ci sono stati, anzi faccio presente che queste particolari edizioni delle edizioni in bocca, questi qui erano venduti decine di migliaia di copie, se ne trovano ancora moltissimi in giro, questi testi qui delle edizioni in bocca. Sempre per rimanere nell'ambito dei testi, altre volte avevo parlato della medicina basata sulle prove di efficacia. Anche questo è un esempio veramente interessante della maniera con cui in Italia si fanno le cose. Sulla base di questa medicina basata sulle prove di efficacia, cosa significa intanto? Significa che a un certo punto nella storia della medicina un certo medico che si chiamava Cochrane e cominciò a dire: ma scusate, noi qui continuiamo a fare delle terapie, cominciamo a prescrivere dei farmaci, cominciamo a fare tutte queste cose e non andiamo mai a verificare, no? Se i risultati ci sono, non ci sono. Oh, guardate che è un concetto molto importante. E questo concetto è nato da una, come dire, con un passaggio di mentalità. Essendo questo Cochrane un medico, essendo stato questo Cochrane un medico militare, ragionava come ragionava come ragionano i militari, vanno a vedere i risultati delle loro azioni. Pochi sanno che ad esempio nell'immediato dopoguerra truppe di ricercatori americani e inglesi andarono a misurare i crateri delle bombe, dei loro bombardamenti nelle città tedesche o nelle città giapponesi e nelle città italiane, perché è l'efficacia che conta. Se io non so qual è l'efficacia di una bomba, come faccio, no? Quindi, ad esempio, quando noi parliamo del sganciamento delle bombe atomiche, le bombe atomiche sono state sganciate in via del tutto sperimentale, poi l'hanno sfruttata minacciando tutti gli altri popoli, cioè noi abbiamo la bomba atomica, bisogna che ve ne state zitti, e se no sono guai vostri. Tornando a questo, questa medicina basata sulla prova di efficacia ha dato vita a un movimento molto ma molto importante che è appunto il movimento Cochrane. Io ho qui ad esempio un manifestino in cui si propone, questa è l'Università degli Studi di Milano in collaborazione con il Centro Cochrane italiano, master in metodologia delle revisioni sistematiche in campo medico e sanitario. Cosa significa per revisioni sistematiche? Se io voglio avere la certezza basata sui risultati di un intervento terapeutico, devo andarmela a cercare. Questa ricerca, che poi è stata fatta dettagliatamente in tutto il mondo, per nostra fortuna, è stata fatta da dei gruppi che si sono autocostituiti nel tempo, si chiamano gruppi Cochrane, che sono andati, per quanto riguarda i risultati degli interventi chirurgici, sono andati a vedere i dati relativi, no? A tutti gli interventi, ovviamente piuttosto importanti, quelli meno importanti li hanno visti dopo, ma ci sono i dati di tutto, il fatto sperimentale è costante, è revisionato costantemente, e questo vale anche per i farmaci. Per i farmaci come hanno fatto? Sono andati a vedere tutte le pubblicazioni che le industrie hanno finanziato per poter registrare i prodotti che loro hanno messo sul commercio, che dovevano essere messi sul commercio. Per cui sono uscite fuori due cose. La prima, che siccome le pubblicazioni delle riviste più importanti, riviste scientifiche, costano moltissimo, che cosa fanno le industrie? Siccome le devono pagare l'industria, l'industria di 10 lavori, di 20 lavori che sono stati fatti sull'utilizzazione di un farmaco ne fanno pubblicare uno solo, vedi caso quelli in cui risulta che il farmaco fa bene, non quelli in cui risulta che il farmaco non fa niente. Allora, questi gruppi di revisionisti sono andati a vedere tutti i lavori ed è il risultato con una marea di prodotti che sembravano che fossero non prosulta, un vero miracolo, in realtà non facevano niente. E questa è una cosa ugualmente molto importante.
Per farvi capire, ad esempio, qual è la questione relativa alla metodologia delle revisioni, vi leggo un pezzetto qui di questo scopo del master. Scopo del master: i medici e gli operatori sanitari devono poter accedere alle informazioni scientifiche riportate nella letteratura medica per prendere decisioni diagnostiche e terapeutiche appropriate nell'interesse della salute dei pazienti del sistema sanitario. Che le migliori conoscenze scientifiche vengono rapidamente trasferite dalla ricerca alla pratica clinica e poi applicate è interesse prioritario dei pazienti e della società nel suo complesso. Questo lo dicono i promotori, no, della formazione di quelli che devono fare questa ricerca. Ma non è la realtà della vita. Tant'è vero che se uno va dal proprio medico e gli dice: scusi, lei mi ha prescritto la medicina, sulla base di quali lavori me la prescrive? E non gli risponde perché non lo sa. E soprattutto questo vale per la terapia del tumore. Quella è la chemioterapia, è una cosa eccezionale. Sulla base di quali protocolli, cari dottore, lei mi prescrive questi farmaci? Non gli risponderà mai perché non lo sa. Perché gli dicono di fare così, lo fa. Dice: non è vero, allora io vi faccio vedere un testo fondamentale sulla terapia del cancro. Eccolo qui, è un libro di un certo numero di pagine, no? Ecco, vedete qui se per caso c'è un prodotto che non faccia parte della chemioterapia. Non ce n'è uno, è solo chemio. E questi sono i testi ufficiali. Io ve lo faccio vedere, io non è che lo dico queste cose, non le dico, le faccio vedere. Questo è il documento, qui c'è tutta la chimica, non c'è altro, per loro non c'è altro, credo. Come per gli islamici c'è solo Allah, e per i cristiani c'è solo Gesù. Anzi, c'è una battuta che voglio dire, che mi piace tanto, mi gira sempre lì, quando dicono che Gesù siede alla destra del Padre, no? Allora dice: ma allora il Padre dove? Beh, se sta alla sinistra di Gesù, ovviamente, per la contraddizione che non consente. Ecco qui. Allora, volete sapere come si ragiona in termini di cura del tumore? È qui, in questo testo. Anzi, vi leggo anche le pagine, così stiamo a posto. Siamo anche questo sulle circa 700 pagine. Titolo. Vuoi il titolo? Aspetta che... chemioterapia antitumorale. Ed è stato pubblicato dalla ditta Dompé, Fondazione Federico Calabresi Onlus. Allora continuiamo su questa cosa, perché per me è estremamente interessante, devo arrivare alle conclusioni. Cioè, quello che si dice qui sembra perfettamente logico, no? Le revisioni sistematiche di letteratura sono riconosciute come uno dei più validi strumenti per favorire una valutazione critica esplicita delle informazioni scientifiche al fine di accelerare questo trasferimento. Esse risultano però tanto più utili se condotte con un approccio rigoroso esplicitamente codificato. Inoltre, se fino ad oggi sono risultate soprattutto utili per rispondere a questi ai quesiti relativi alla terapia e cura dei pazienti, in futuro potranno risultare altrettanto utili anche nel definire un percorso diagnostico terapeutico più complesso e nel valutare il rapporto costo-efficacia di tecnologia medica. A me sembra che, ad esempio, il rapporto costo-efficacia dovrebbe essere il punto essenziale da prendere in considerazione. Visto che sei nel contesto, perché non spieghi la questione del placebo e del doppio cieco? Cioè, la questione del placebo è un discorso. No, il doppio cieco. Sì, vabbè, ma questo gli amici più o meno lo danno per scontato. Giustamente Giuseppe dice: guarda, che se gli studi vengono fatti in relazione al placebo, poco prima che se ne accorgessero, davano tutto per scontato. Oggi qualsiasi sperimentazione viene fatta sia col placebo ma che il doppio cieco. Cioè, il placebo è una sostanza inerte che viene data a un gruppo di persone.
mentre l'altro gruppo di persone viene dato un farmaco, il farmaco che si deve testare. Però, come ha detto giustamente lui, ci deve essere anche il doppio cieco. Perché? Perché non lo deve sapere nemmeno il medico prescrittore. Perché il medico prescrittore, se sa che il prodotto è attivo, influenza psicologicamente il paziente. Quindi questa è la ragione del doppio cieco. E questa è la ragione per cui tutti i lavori si fanno in questo senso. Però moltissimi lavori, a parte il fatto che, appunto, vi dicevo, buona parte dei lavori che vengono pubblicati nelle grandi riviste internazionali sono i migliori che escono, anche per una questione gaussiana, principio di statistica. Di 100 lavori, 1-2 sono positivi, gli altri 98 non vanno bene. L'unico farmaco, io ho un'esperienza di intera vita dietro le spalle, l'unico farmaco, non solo, ma io ho lavorato per un'azienda che pubblicava una rivista eccezionale di matematica applicata alla ricerca medica, e mi dispiace che poi l'ho regalata, dovevo far vedere quanto è difficile e complessa la matematica applicata alla ricerca medica, perché deve tenere conto di una serie di parametri che sono giustamente quelli giusti. Tu non puoi prendere il dato così, devi andare a valutare un'infinità di varianti, oltretutto, anche perché quando vai a sperimentare puoi selezionare le persone, ma fino a un certo punto, se vuoi sperimentare una medicina contro il diabete, beh, obiettivamente i diabetici li trovi quanti ne vuoi, ma se devi sperimentare una medicina che poi deve servire per certe malattie rare, è molto difficile che riesci a trovarne più di 10 o 15. Tra l'altro, di cui 10 e 15 vuol dire che è disposto, no, a farci sperimentare una medicina. Quindi il discorso è piuttosto complesso. In ogni caso c'è una matematica molto evoluta, che esiste già fin dagli anni 60, quindi mi ricordo all'epoca che avevo questa rivista, ma torniamo al discorso, per quello che mi interessa arrivare a un'altra cosa. Sulla base di questi dati, in America, in Inghilterra, è stato pubblicato un prontuario, che è l'unico prontuario che il medico dovrebbe consultare sistematicamente, no? Perché lì c'è scritto se vale o non vale un certo tipo di intervento. Non so se voi lo sapete, ma ormai è un dato acquisito, è questa, la medicina difensiva costa 10 miliardi, io tra l'altro l'ho anche scritto in uno dei miei interventi di adesso. Cosa significa la medicina difensiva che costa 10 miliardi? Costa 10 miliardi perché buona parte dei medici che non sono informati nel prescrivere o degli interventi chirurgici, no? O delle terapie, no? Toppano e provocano degli effetti secondari piuttosto pericolosi. E siccome questi comportano delle spese eccezionali, no? Di risarcimento danni, e siccome queste spese di risarcimento danni fanno molto comodo alle assicurazioni, perché le assicurazioni sono giustificate nell'aumentare a dismisura, no? I costi ai medici, soprattutto ai chirurghi e agli ospedali, tanto è vero che c'è una crisi della medicina negli Stati Uniti, crisi che sta arrivando anche in Italia. Cosa fanno i medici? Fanno la medicina difensiva, cioè danno il minimo possibile, prescrivono il meno possibile e senza andarsi a informare, perché si potrebbero pure informare, perché questi testi ci sono, dopo ve lo faccio vedere, danno il meno possibile e si impegnano il meno possibile. Ora, questo è un meccanismo sociale assolutamente criminale, ma è la società stessa che porta a queste cose. Allora, continuiamo, non solo, dai dati recenti, e qui c'è scritto tutto, ma l'avevo scritto giù da molto tempo, si sapeva da molto tempo, che la terapia del cancro alla prostata è completamente inutile. I dati statistici ci dicono che chi... E la sopravvivenza di un operato e uno non operato alla prostata è identica. Questo ha messo in crisi molti centri di chirurgici specializzati nella prostata, ma è la realtà. Adesso sta uscendo fuori un'altra notizia: lo screening PSA è completamente inutile, anzi è inutile e anche dannoso. I dati ormai sono quelli che conosciamo, eccolo qua, io lo sapevo da tempo, adesso la sta esplodendo.
E lo stesso che ha creato questo screening PSA è quello che ha detto, perché andando a verificare, grazie alla medicina basata sulle prove di efficacia, sta dicendo che quello screening è assolutamente inutile, anzi dà una marea di falsi positivi, come scritto in questo importantissimo libro di Marcello Panio, che è venuto qui a tenere una conferenza poco tempo fa. Io vi consiglio vivamente di leggere. Il titolo è La fabbrica dei malati, dove se la prende soprattutto, ve lo consiglio vivamente, Marcello Panio, La fabbrica dei malati. Non ve lo leggo perché ce l'ho fatto, ho cose da leggere. Dove dice che la cosa peggiore sono tutti gli screening che vengono fatti, perché non solo danno una marea di falsi positivi e creano dei grossissimi problemi, soprattutto lo screening, attenzione, sta uscendo fuori tutto adesso, del cancro al seno. Sconsigliamo vivamente tutte le donne di fare, a meno che non ci siano dei precedenti. Io ho una cara amica, una ragazza, che obiettivamente è stata costretta a operarsi in anticipo perché nonna, madre, eccetera, hanno visto. Ma non è lo screening in generale quello che si fa, quello di tutti i giorni, quello che viene consigliato. Gli hanno visto le cose che gli dovevano vedere e è stato costretto a operarsi in anticipo sul tipo di, sulla quell'attrice americana. Ma poi si dice era una tradizione genetica drammatica che era stata vissuta per linea femminile a tutta la sua famiglia, un caso particolare. Non è questo. Lo screening, dando i falsi positivi, crea dei grossissimi problemi di carattere psicologico, e già il problema di carattere psicologico è all'origine della malattia. Ma siccome c'è un giro che non finisce mai legato a questi screening, è evidente che questi screening ci saranno sempre quelli che consigliano vivamente, no? Così ci sono quelli che consigliano vivamente. Non ti immagini, abbiamo un'influenza adesso che è stata piuttosto dura. Io lo so perché ancora ho dei residui e ne hanno approfittato subito, cioè bisogna fare la vaccinazione. Allora c'è una letteratura sempre più massiccia contro queste vaccinazioni, ma c'è letteratura, grande letteratura. Allora se io vi leggo, allora qui c'è scritto, lo screening il PSA non serve a trovare il cancro alla prostata, però fa molti danni. Questo è il quotidiano La Verità di ieri, ma assieme a questo qui c'è un grande storico della medicina, una persona molto informata in medicina sociale, e che è Roberto Satolli, che ha scritto moltissimi libri, e sentiamo quello che scrive Roberto Satolli, che è molto informato oltre a lui. Allora, parla Alberto Satolli di Zadig, che è una rivista medica di critica alla situazione medica, eccetera. Io ho conosciuto, tra l'altro, colgo l'occasione, e ho conosciuto uno dei giornalisti collegati a Zadig, il quale mi ha raccontato che tempo fa lui aveva dato vita, dice, ma come fa l'industria a condizionare, no, le corrette informazioni? È una maniera molto semplice. Questo che era un grosso giornalista medico aveva dato vita, lui come direttore, a una rivista. Quando, e questa rivista, come tutte le riviste mediche, campano sulla pubblicità dell'azienda farmaceutica, quando lui ha pubblicato un articolo sui danni di una somatostatina della Bayer che ha ammazzato, mi pare, circa 10.000 persone nel mondo, la Bayer gli ha tolto subito la pubblicità e lui ha dovuto chiudere. È semplicissimo controllare l'informazione. La Bayer gli dava la pubblicità di propria iniziativa, non è che era obbligato. Lo Stato se ne guarda bene di intervenire in queste cose dell'informazione. Allora leggiamo questo qui, che è una frase. Roberto Satolli è fondatore di Zadig, agenzia editoriale scientifica, e ha curato l'edizione italiana del libro di Richard Arpin. La sua competenza aiuta a gettare uno sguardo sulla realtà dello screening PSA
nel nostro paese. Lo fanno 5 milioni di persone ogni anno. Vedete che speculazione? 5 milioni, non è uno scherzo. Qualcuno dirà, ecco, esce fuori adesso perché non vogliono pagare. No, molti lo fanno col sistema sanitario nazionale, è altrettanto vero. Ma è altrettanto vero che questo screening è del tutto inutile, io lo so da moltissimo tempo. Lo dicono adesso perché non vogliono più spendere quei soldi, io lo so da almeno una ventina d'anni. Perché la letteratura relativa agli esiti di coloro che sono stati operati di prostata è appunto esita ai 10 anni, è una letteratura di circa 25 anni fa, che l'operato e il non operato hanno la stessa probabilità di sopravvivenza, più di così come si può dire, ma l'hanno constatato facendo delle ricerche molto dettagliate su persone al di sopra dei 50 anni morti in incidenti stradali, quindi una cosa precisa, dove risultava che buona parte di quelle persone avevano un tumore silente alla prostata, che qualora identificato avrebbero creato grossi problemi anche di carattere psicologico, capito? Questo ricordiamo. Allora, nel nostro caso 5 milioni di persone ogni anno, anche il giro di soldi relativi non solo all'attività degli analisti ma anche ai soldi di chi produce i test, no? Di chi produce le sostanze chimiche che devono fare i test, no? Spiega Satolli, significa che circa la metà degli uomini sopra i 50 anni lo fa tutti gli anni. E questo nonostante si tratti di un test sconsigliato da numerose autorità internazionali e nazionali, compreso il Ministero della Sanità. Meno male che qualcuno si sveglia ogni tanto. Secondo Satolli, la maggioranza degli esperti è concorde nel ritenere lo screening PSA un pessimo test. Non è un indicatore della presenza del cancro, ma della presenza della prostata, quindi più battuto di così io non saprei che cosa si può fare. Allora torniamo sempre alla faccenda di come si comporta il Ministero della Sanità. Allora in Inghilterra è stato pubblicato, viene pubblicato credo regolarmente un prontuario terapeutico che è l'unico praticabile, che è quello che riporta i risultati delle ricerche a posteriori di qualsiasi intervento di carattere sanitario, dai farmaci agli interventi chirurgici, alla manipolazione di varie gene, eccetera. Da cui appunto è uscito fuori appunto quel dato più interessante, che è appunto quello della inutilità assoluta dell'intervento sulla prostata, che si chiama Clinical Evidence. Allora, cosa è successo? Che il Ministero della Sanità italiano, con un grande sbandieramento di forze, tempo fa, ha fatto sapere al Culto e all'Inglita che aveva stampato 250.000 copie di questo Clinical Evidence. Questa è la seconda edizione, la prima edizione è grossa così. Questo invece di farla così grossa ci ha messo il dischetto. Allora, siccome io ho sempre fatto parte di certi, come dire, di certi gruppi di ricerca, eccetera, a me quando lo pubblicarono, questo è del 2003, nel 2002 quando ho pubblicato questo testo, l'ho fatto vedere altre volte qui, mi arrivò, il testo mi è arrivato. Poi però, parlando con amici medici, farmacisti, perché loro dicevano che avevano mandato anche i farmacisti, nessuno mi ha detto che l'aveva ricevuto. Ho incominciato a frequentare certi convegni, certi congressi, e mi portavo dietro questo: qualcuno di voi ha ricevuto questo testo, e risulta che ne hanno pubblicato 250.000 copie, no? E se ne vantavano, ho ottenuto. E nessuno mi diceva che l'aveva ricevuto. Alla fine, per vie traverse, ho saputo che ne avevano pubblicate solo 5.000 copie, era
un'operazione di facciata che corrisponde esattamente a quest'altra. È la stessa cosa, eccola qua. Questo l'hanno fatto sparire. Lo faccio vedere di nuovo, così lo vede anche lui. E questo non l'ho pubblicato proprio. Hanno fatto una pubblicazione di facciata per far vedere che l'avevano pubblicato. Ora, io sono un po' maligno, ma sono convinto che loro hanno messo nel conto le spese di 250.000 copie di questo e se le sono mangiate loro, compreso le spese della spedizione a 250.000 destinatari. E se le sono mangiate loro alla faccia nostra. Eccolo qui, guardatelo bene. Ok? E qui c'è tutto, perché uno va a vedere, che ne so, cura dei calli, c'è, qui c'è tutto, perché le revisioni sono state fatte, c'è un sacco di gente che ha lavorato nelle revisioni, hanno fatto le revisioni, c'è scritto l'utilità o meno, che ne so, dell'appendicettomie, delle utilità o meno degli interventi al cervello, c'è tutto, le revisioni sono state fatte su tutto. Non solo a 5 anni, ma anche a 10 anni, c'è tutto. Ma evidentemente non si deve sapere, ma non si deve avere nemmeno la cultura. Perché un Ministero della Sanità serio, invece di essere composto di Cialtroni e Lazzaroni, avrebbe dovuto dire, cari operatori sanitari, vi ho stampato questo, siete obbligati ad andare a vedere ogni volta che vi viene in testa di consegnare o prescrivere un intervento, di andare a vedere cosa risulta qui, questo dovete andare a vedere, capito? Come il prete quando va a dire la messa se legge certi messali, capito? È la stessa cosa. E siccome questa organizzazione è un'organizzazione a delinquere, come altre volte vi faccio vedere anche questa qui, che molti amici già conoscono. Quando scoppiò la speculazione sull'utilizzazione degli... Adesso poi c'è un'altra che è la fine del mondo, l'utero in affitto. Vi consiglio di leggere il libro di Enrica Perucchietti intitolato Utero in affitto per vedere quale speculazione c'è sull'utero in affitto. Voi considerate che gli interventi tendenti a favorire la nascita per via indiretta, no? di umani o di umanoidi danno un risultato del 12%. Il 12% non è molto, soprattutto quando buona parte degli operatori, no, sbandirono il 50, il 60, il 70%. Uno l'hanno mezzo carcerato, che era un mio amico, l'hanno mezzo carcerato, ma i soldi l'hanno fatti darti, sbandirando questi risultati, capito? Ve lo dico già fino adesso. È molto noto, lui ha fatto partorire una donna dei 90 anni. Severino. Un buon Severino. E io mi ricordo ancora, vabbè, lo racconterò un'altra volta. Nome tipicamente viterbese. Sì. Ma il cognome no, il cognome è tutto scaro. Comunque, veniamo a noi. Allora, quando è uscita fuori la questione dei pezzi umani di ricambio, che è stata una grande speculazione, perché... Quando è esploso, pochissimi lo sanno, quando è che esploso la chirurgia del ricambio? Quando una famosa sentenza, l'ho detto tante volte, americana, della Corte Suprema della California, ha stabilito che non si può vendere il corpo umano. Tant'è vero che voi avrete visto, avrete letto, avrete saputo di tanti che mettevano in vendita il proprio corpo ed erano poi carcerati, perché non si può fare. Allora, se la materia prima è gratuita, è chiaro che io me ce butto, cioè faccio la speculazione. Se non che c'era un ma, il ma era grosso, molto grosso. Come fai tu a piare il corpo di una persona? C'è l'articolo 32 della Costituzione che dice che nessuno può mettere le mani sul mio corpo senza il mio consenso, davvero prima dell'intervento chirurgico si chiede sempre il consenso dell'operando. Allora come si fa a far sì, no, che si possa avere un certo consenso? Beh, dice una cosa molto facile,
creiamo un sistema informativo per cui i terminali ci sono in tutti i pronti soccorsi che hanno anche molto vicino il centro di trapianti, e il cittadino va alla USL, no? A dire il suo sì e il suo no. Ovviamente non l'ha mai fatto nessuno, anche perché non gliene frega nessuno, ti immagini, vanno a chiedere il consenso, dice no, però ci pensiamo noi. Hanno mandato questa cartolina che a suo tempo qualcuno avrà già ricevuto, no? Parlo di una decina, una quindicina di anni fa, che poi questa cartolina l'hanno ripetuto ogni tanto quando c'è un congresso, la distribuiscono. A parte il fatto che è una cartolina che induce a dire sì all'utilizzazione del proprio corpo, no? In caso di morte, mentre non è vero, i trapianti si fanno da vivo, ricordiamocelo bene, non da morto. L'unico trapianto che si può fare da morto è quello della cornea, tutto il resto si fa da vivo, se no te va in marciume l'organo, giusto? Ecco, ricordiamocelo bene. Allora, questi che cosa hanno pensato di fare? Questa è la grande ministressa Rosy Bindi, più bella che intelligente, e come ha detto il grande Vittorio Sgarbi, ha distribuito in giro sta roba qua. Ora, chi c'è capito? Io ovviamente questo qui ce l'ho nella mia carta identità, dove ho messo un bel nome. Ma pensate che qualcuno lo vada a cercare? Io mi ricordo una volta che mi trovavo in un pronto soccorso dove, porca miseria, portarono una bambina investita, era morta, una bambina investita con l'auto, vabbè, e stavo lì parlando con il poliziotto di pronto soccorso che mi diceva: guarda, tutti quelli morti che ci portano qui, io non ho mai visto una carta di identità, un documento, perché comunque sia, gli portano via tutto, prima che, no, che qualcuno vada lì a pigliarlo e portarlo in ospedale, a pronto soccorso, c'è qualcuno che arriva prima e si porta via i documenti e i soldi, mi pare giusto, intanto se non servono fregati, se non servono fregati gli altri. Allora, ecco, questa qui è una cosa importantissima. Lo ripeto perché questo non ha alcun valore, però mi dicono che in certi centri dove fanno i trapianti, qui basta andare a vedere quello che scrive la nostra amica Nerina Negrello, presidente dell'associazione contro i trapianti, cioè, a cuore battente, fanno quello che vogliono, se arrivano ad esempio un cuore che serve, a stare a guardare il capello, i genitori ci possono anche precipitare. Ma ormai che gli dicono l'abbiamo già portato, tanto era morto, no? Ci sono ancora delle cause in corso, delle cause che sono iniziate circa 20 anni fa, ancora non arrivano a conclusione. Allora mi dicono che molti di questi foglietti si trovano appunto nei pronti soccorsi, lo fanno falso, cioè, abbiamo trovato questo documento in cui, come se questo documento avesse un valore provante, ma questo è un valore giuridico, no? Eccolo qua. Questa è una delle porcate che fa abitualmente il Ministero della Sanità, ve lo voglio far vedere, perché quello che noi vogliamo denunciare, non solo che le porcate le fa l'industria farmaceutica, ma le porcate in realtà le fa perché c'ha i complici nell'ambiente, cioè nell'ambiente di quelli che dovrebbero tutelare i cittadini italiani. Continuiamo. Allora, qui vado veramente veloce, però vi voglio far vedere che la letteratura c'è. Ad esempio, questo è il punto zero, una bellissima rivista, vi consiglio di leggere, dove c'è un articolo di questo tipo. Sta cambiando tutto a ritmi accelerati. È vero, noi stiamo passando un momento estremamente interessante e grazie, devo dire, alla rivoluzione informatica, alla rivoluzione internet e di quant'altro, che corrisponde esattamente a quello che è stato l'illuminismo. Le informazioni scorrono comunque, ci sono, ci saranno, questo quello che sto dicendo io adesso viene proiettato in parecchi blog e quindi calcoliamo che qualche migliaio di persone sentono quello che sto dicendo e poi c'è tutto un giro che noi vediamo. Questa rivoluzione comporterà una trasformazione incredibile che è già sotto i nostri occhi, lo potremo vedere anche tra poco. Comunque questo è un articolo molto bello di una nota fisica che è Giuliana Conforto,
Il circuito sta cambiando tutti a ritmi accelerati, sta comparendo l'antimateria che comporta antigravità e inversioni temporali, l'eliosfera, la bolla magnetica che avvolge il sistema solare sta collassando e coinvolgendo la piccola magnetosfera terrestre. È la fine? No, è il momento eccezionale per dare un nuovo sapore al mondo. L'ho fatto letto volutamente perché state attenti che noi stiamo vivendo un momento eccezionale di trasformazione. Sempre proseguendo, questo è Nexus, vi leggo soltanto i titoli. Negli USA i farmaci da prescrizione uccidono 100.000 persone ogni anno. Non sono farmaci che uno si piglia per caso, sono farmaci da prescrizione. Giusto? Questi non sono cifre messe così a caso. Poi, questa è un'altra notizia che è bene sapersi. Erbicida glifosato rinvenuto nelle maggiore parte dei vaccini. Dice, no, te siete contro i vaccini, te credo, c'è dentro il glifosato. Ah, ma no, il peggio veleno che ci possa essere, eccolo. E dice che io mi il vaccino, ma pigliatelo tu il vaccino, capito? Fate 10 vaccinazioni alla faccia mia, capito? Allora, sì. Recessione. Posso intervenire? Come? Avrà sentito che la Monsanto sta tentando di fare una partnership con la Bayer? Sì, sì, ma l'ha fatta, La partnership con la Bayer l'ha fatta. È la Bayer che ha comprato la Monsanto. Fortunatamente l'informazione alternativa è passata e i soldi che facevano prima non li fanno più. E ricordiamoci che il vecchio proprietario, boss della Monsanto, un noto rabbino statunitense che aveva una sua sinagoga e si suicidò perché gli fecero uno scherzo sulle azioni, siccome rompeva eccessivamente le scatole, a un certo punto gli hanno fatto crollare i titoli e allora ci hanno fatto un film, lui si è suicidato buttandosi dal suo grattacielo, hanno fatto un famosissimo film dove al posto del glifosato c'era uno che aveva inventato l'hula hoop, non so se qualcuno di voi l'ha visto, è stato un bel film che ha avuto un notevole successo anche perché giustamente la gente capiva che si trattava del proprietario. Il glifosato è il derivato dell'agente Orange che era quello che usavano per defoliare le foreste in Vietnam. Certo. Ah, ma lo usano ancora? Io ho sentito che questo... Ancora c'è. Io l'ho letto. Ancora c'è. Allora... No, questo non ci interessa. Comunque, questo qui l'ho sottolineato. E ricordatevelo che l'erbicida è nei vaccini. Dice, ma tu perché non vuoi il vaccino? Non voglio farmi vaccinare con l'erbicida. Allora, qui abbiamo sempre queste riviste. C'è anche il vaccino omeopatico. Certo, c'è anche la vaccina. Ma certo, ma c'è il vaccino omeopatico. Che cos'è il vaccino? Vabbè, questo è un'altra cosa, vediamo qui, ecco, qui c'è un articolo che consiglierei proprio, ecco, questo è molto importante, se ne discute molto, io sono sempre stato, la rivista, siamo sempre... Questo è Nexus, questo no, è il numero precedente di Nexus. E questo è molto importante perché la faccenda è andata avanti per lungo tempo sulla alcalinità del sangue per prevenire il cancro. Allora, l'articolo è la dieta alcalina e la terapia antiacida nella cura dei tumori. E non è, è soltanto un certo nostro amico che è stato preso di petto perché fa appunto la terapia antiacida. E un altro grosso studioso, l'acidità è il meccanismo, attenzione, mi pare che questa sia la frase più giusta, l'acidità è il meccanismo che il cancro usa per isolarsi da tutto il resto, farmaci compresi. Quindi se l'acidità protegge il cancro è evidente che noi dobbiamo assolutamente, come io ho sempre sostenuto, perché
sono stato chiamato spesso a confermare, come chimico, a confermare l'importanza della modificazione del pH del sangue ai fini. Ma perché la modificazione del pH del sangue è fondamentale per la vita? C'era un grande medico russo, naturalizzato francese, che si chiamava Salmanov, che era completamente alternativa, aveva una scuola a altissimo livello, e i suoi scritti sono stati pubblicati negli 30-40, io sono parecchi, dall'editore Bompiani. All'epoca pubblicava una collana dedicata alle innovazioni in campo scientifico, il quale aveva richiamato l'attenzione proprio su tutto il corpo, sulla circolazione. Per lui il punto essenziale di qualsiasi terapia era la circolazione, e aveva perfettamente ragione. Oltretutto lui poi aveva sostituito e aveva ragione il cuore come elemento principe della circolazione, perché non è vero. Il cuore è una banale pompa che risponde alle esigenze periferiche. Chi comanda la circolazione sono i piccoli vasi a contatto diretto con le cellule, che quando hanno bisogno mandano il messaggio al cuore, il quale si comporta in conseguenza. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che per un certo periodo è esistita una scuola alternativa, che oggi non c'è più, perché oggi la circolazione è gestita dai cardiologi, ma il cardiologo per formazione pensa solo al cuore. Cioè, per oggi, c'è un'altra cosa che voglio dire, avevo scovato qui un articolo, ma non ricordo più dove. Oggi, il medico di oggi, l'operatore sanitario di oggi, ignora il sistema linfatico. Avete mai sentito parlare qualcuno del sistema linfatico? Il sistema linfatico è la circolazione linfatica, molto più importante della circolazione sanguigna. Nessuno lo dice. Ma perché? C'è una ragione. Perché non c'è nessun farmaco che può agire a quel livello. Quindi l'industria non è interessata a sollecitare l'interesse dell'operatore sanitario sul sistema linfatico, per cui non esiste. Io non ho mai sentito un medico che parlasse del sistema linfatico, meno i grandi medici, però, come dicevo, Nicola Prendi, il grande endocrinologi, quali, essendo endocrinologi, dovendo andare a cercare quelle piccole particelle che vengono immesse in circolazione, quelle piccolissime, infinitesime particelle, devono per forza prendere in considerazione il sistema linfatico. Ma è possibile che è un sistema che è più importante di quello sanguigno e non se ne deve parlare? Ma scherziamo, e non se ne parla. Vabbè, proseguiamo. C'è un'altra cosa, ce l'ho qui, me lo sono ricordato adesso. Il sistema di verifica dell'attività, che è collegato appunto anche con la medicina basata sulla prova di efficacia, il sistema di verifica dell'efficacia di qualsiasi intervento è stato istituzionalizzato una trentina di anni fa, a livello europeo soprattutto, con l'obbligatorietà della comunicazione degli effetti secondari. Io vi faccio vedere, questa è una scheda che viene distribuita a medici operatori sanitari. Beh, a me non risulta che dall'Italia sia mai arrivato niente. Se voi andate a vedere i risultati delle constatazioni degli effetti sanitari, degli effetti secondari di qualsiasi intervento sanitario, che affluiscono tutti all'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è tutta roba che proviene da altri paesi. Dall'Italia non viene, ne frega niente a nessuno. Oggi hanno fatto un'altra legge di recente che rende obbligatorio anche al singolo cittadino di far sapere gli effetti secondari che ha avuto da un farmaco, però farlo sapere dal cittadino. Perché il cittadino oggi, vi dite voi se sapete, un cittadino ha un effetto secondario da un farmaco, chi lo va a dire? Sentiamo, a chi lo va a dire? Il mostro è molto, se lo va a dire al farmacista, dice, beh, si rivolga al proprio medico. Se lo dice al medico, gli dicono, beh, le do un'altra medicina. Qualcuno di voi ha saputo che il medico tira fuori questo modulo e lo compila e lo manda al Ministero della Sanità? Proseguiamo. Molta dura.
Levalo. Ah sì, sì, il mio nome. Come si chiama? La caduta degli eroi. Il segreto. Qui eventi, questo è, mi pare che sia Repubblica, strategia genetica, cancro al seno ed effetto Jolie, Paolo Veronesi, un test anche alle donne giovani. Ecco come si muove il sistema. Paolo Veronesi, giustamente, il figlio di Cacronesi, ha cambiato nome, il padre si chiamava Cacronesi, adesso si chiama Veronesi. Ecco appunto la strategia, è qui. Vi ho fatto vedere l'inutilità di questi test, ma loro vanno avanti con i test, perché ci guadagnano evidentemente. Eccolo. Ve l'ho fatto vedere dopo, è qui. Un test anche per i giovani. Come sappiamo del risultato del vaccino, del cancro all'utero, è la fine del mondo. Comunque ultimamente sta cambiando posizione il padre. Sì, il padre sì, ma questo è il figlio. Da la delega al figlio, il padre è Cancrolesi, il figlio è Veronesi, ecco. Allora, educare alla medicina, questo è bellissimo. Basta vedere le conseguenze del papilloma test, no? Per capire la funzionalità di questi sondaggi. No, dico poi la vaccinazione. La vaccinazione è il papilloma. C'è una questione in Italia sui vaccini per i bambini, no? Per i esavalenti. E c'è tutta una scuola di pensiero, ma anche con documenti, della correlazione con l'autismo. C'è scritto appunto, già avevo No, la chicca è questa, che è tutto dimostrato. Che il giornalista Massimo Mazzucco ha trovato su un vaccino di una scatola di un farmaco americano nel bugiardino, come effetto collaterale, può causare autismo. Sì. Quindi in America si comincia a dire sul bugiardino. Sì. Hai fatto bene, comunque io ce l'avevo qui stampata. Qui c'è, avevo parlato prima di Marcello Pamio, questa è una stampata che ho fatto da un articolo che gira in rete, marcatori tumorali e fabbrica dei malati. Eccolo qua. Questo è molto bello. Comunque, scusi, Sì. Ma noi che ci siamo vaccinati quando avevamo la tenerissima età. Sì, attenzione che la faccenda è proprio questa. Qui non si combatte contro quei vaccini eccezionali, quelli dei quali io sono sempre stato favorevole. Voi immaginate la mortalità per la difterite, tra l'altro morì di difterite anche il fratello di mia madre, che mia madre l'aveva completamente dimenticato questo fatto. E mia nonna morì ricordando l'agonia del figlio. Sì, ma eravamo dovuti vaccinarci. Quindi ci sono dei vaccini. L'antitetanica, ma quello, la speculazione oggi è un'altra. Si inventano i vaccini nuovi per qualsiasi cosa. Perché c'è una ragione. Esatto. Allora, perché? La viaria. Io ho fatto parte per un certo periodo di una commissione del Fondo Superiore della Sanità in cui studiavamo le operazioni di condizionamento mentale che venivano fatte in relazione a queste strane malattie, tra cui la più interessante è stata la viaria. L'altra è la malattia delle... La pecora nera, la lingua russa. La lingua e poi la cerebro mucca. La mucca pazza. La cerebro mucca. Sono state tutte operazioni mediatiche, dove hanno speso cifre astronomiche per spaventare 24 milioni di dosi per la viaria. Sono in Italia. Bravissimo. Allora, queste dosi sono state acquistate perché poi c'era, a parte le coincidenze di interessi con i vari ministeri della sanità, ma poi c'era anche un condizionamento per cui il ministero non poteva esimersi, il pubblico, il ministro non poteva esimersi dall'acquistare queste dosi, che essendo delle dosi, no, che si acquistano in quantità enormi, poi restano lì, quando scadono vengono buttate. Quindi sono tutte operazioni. E diventano scarto, così che poi le buttano, poi sappiamo dove speciale. Le buttano. Noi sappiamo come le buttano. Certo, Ci fu una causa indetta dai dipendenti dell'Istituto Superiore della Sanità
che li facevano lavorare senza le protezioni di legge relative, sapete che gli istituti, che quelli dell'Istituto Superiore della Sanità lavorano per lo più con delle sostanze radioattive che danno soprattutto agli animali, da, per testare la farmacocinetica e la farmacotica. Anche per i raggi X, le analisi varie. Lo seguono l'andamento dove va a finire la sostanza, eccetera, eccetera. Ora, quindi questa è tutta gente che fino a poco tempo fa lavorava senza nessuna protezione, hanno fatto delle denunce e il magistrato dell'epoca, che è un noto magistrato qui di Roma, aveva portato avanti la ricerca contro i gnoti, cioè praticamente il presidente dell'Istituto della Sanità era un ignoto e il ministro della Sanità era un ignoto. Credo che anche il presidente della Repubblica, sì, è un ignoto. Quello che sappiamo noi è un ignoto. Ma lui è figlio di ignoti, è un bastardo, giustamente, è un figlio di ignoti. E credo che siano ancora in questa situazione. Non hanno le tutele di legge, quelli dell'Istituto Superiore della Sanità non hanno le tutele di legge nei confronti delle sostanze radioattive che ormai sono presenti ovunque, no? Meno che l'Istituto Superiore di Sanità. Oh, poi abbiamo questa un'altra copia, e questo è anche molto bello, ma non lo voglio leggere. Questa è una rivista che vi consiglio, che è la rivista più interessante di medicina integrata, eccola qua. Qui affrontano pure tutti i problemi, c'è anche una cosa interessante dedicata alla grande santa Hildegarda de Bingen, terapia per il corpo e per l'anima, che coincide praticamente a quello che veniva detto all'epoca. Qui abbiamo la medicina salernitana, eccola qua, basata esclusivamente sull'alimentazione. L'ho messo. Questo è un altro articolo, questo è un articolo di Repubblica, basterebbe questo, devono, certe cose le devono ammettere anche loro, non vanno alla sostanza perché dovrebbero rilevare troppe cose, ma questo qui, quanti buchi in ospedale, insomma, praticamente lo sappiamo. Abbiamo queste due riviste. Adesso qui c'è una cosa importante, è Test Salute di altro consumo, sui costi ormai della sanità. Abbiamo detto che adesso si devono pagare anche le cataratte. Io per fortuna me la sono fatta, 2.000 euro per una cataratta, non ti puoi più fare la cataratta, 2.000 euro, capito? Due occhi sono 4.000 euro. Incrocio pericoloso, questa è un'altra rivista, come stai? Incrocio pericoloso, questo è molto interessante. Oggi in Italia più di 1 milione di anziani assume fino a 10 farmaci al giorno. Questo si diceva, mi ricordo, una ventina d'anni fa della situazione degli Stati Uniti d'America, a tutt'oggi siamo così in Italia. Allora vi dico una cosa sola, no? Perché questa è la logica del sistema. Quando un medico è indotto a prescrivere 10 medicine in un giorno a una persona, ma pensate che questo medico pensi alla interazione tra i farmaci? Anche solo agli effetti collaterali di ciascuno. Ma volete pensare una cosa di questo genere? È possibile pensarla? No, non la pensano, non la possono pensare, perché sono formati dalla propaganda dell'industria farmaceutica a pensare frammentariamente. E non solo, non si ricordano nemmeno qual è la sostanza. Devono ricordare solo il nome commerciale. Il Bustarelle sono importanti, ma è un fatto culturale. Ma scusate, io butto tre o quattro cose in una vacca da bagno, in una piscina. Non mi tiene in mente che può avvelenare una persona che fa il bagno. No, potrebbe pure reagire tra di loro e creare anche un composto esplosivo o gassoso, benefico. 10 medicine diverse nell'organismo di un anziano, che tra l'altro ha un metabolismo estremamente rallentato, per cui le sostanze restano nell'organismo per molto, ma molto più tempo di uno normale, di un uomo di 40 anni, e gli dai 10 sostanze al giorno.
diverse. Ma insomma, e questo riguarda una specifica formazione, educazione dell'industria, per cui c'è un'associazione di idee, questo per l'occhio, quello per il sedere, quello per la diarrea e quello per il cervello. E allora, siccome c'è un'associazione di idee, nome commerciale, indicazione terapeutica, questo fatto che questi prodotti possano interagire tra di loro non entra nella mentalità del medico curante, non ce l'ha in mente. C'è poco da dire, non c'è, perché la comunicazione dell'industria è finalizzata a togliere qualsiasi principio critico al medico operatore, al medico che prescrive le medicine. Io per fortuna conosco dei medici che per principio non prescrivono niente, che è la cosa migliore. Oggi in Italia, c'è scritto qui, più di 1 milione di anziani assume fino a 10 farmaci al giorno per curarsi. Peccato che più medicinali si prendono, maggiore è il rischio che interagiscono tra loro con conseguenze anche serie per la salute. Perché succede e che cosa si può fare per prevenire il problema? Ora, questa è una banale rivista, e per fortuna che queste riviste qui esistono, perché fanno delle informazioni.